Signora di 85 anni lascia la sua casa a un senzatetto. Quando entra all'interno, quest'ultimo trova una cosa che gli fa capire tante cose nella vita e di come a volte una piccola scelta possa cambiare tutto. Preparatevi per un'altra incredibile storia. Cominciamo. Ciao a tutti, sono Maggie. Spero la storia di oggi vi farà capire alcune cose importanti sui figli e sulla famiglia. Io ho creduto fino alla fine in loro. Spero capirete anche il mio punto di vista. Grazie e buon ascolto. Dalla morte di suo marito, Maggie viveva da sola in una casa in mezzo alla natura con un grande terreno, un posto magico che aveva comprato insieme a Richard. Quella casa era il lascito di suo marito, la amava con tutto il cuore. Le mattine Maggie si metteva fuori in giardino, prendeva il suo tè e osservava semplicemente la natura, ripensando al passato e preoccupandosi per il futuro che avevano creato i suoi figli. Questi non erano proprio delle brave persone. Ma andiamo con ordine. Con Richard si era sposata molto giovane, non pensava sarebbe durata così tanto la relazione. All'inizio erano felici, ma avevano una paura. Tutti dicevano che la felicità iniziale è il massimo che si possa avere in una relazione. Poi basta, piano piano scende di intensità l'amore e si stabilizza arrivando ad una vita a volte anche monotona. Quindi avevano paura di perdere anche l'amore, ma così non fu. All'inizio si erano follemente innamorati, ma dopo, conoscendosi ancora meglio, si innamorarono ancora di più. Erano legati l'un l'altro con un invisibile ed indistruttibile filo. Uscivano insieme, parlavano ogni giorno come se fosse il primo, si baciavano spesso e avevano una vita intima davvero profonda. Ogni singolo giorno per 40 anni di matrimonio hanno continuato ad amarsi. Questo amore li aveva portati infine ad acquistare una casa e vivere da soli. Volevano una casa speciale, fuori da tutto e tutti. Avevano pochi amici, ma non gli importava. L'importante era stare insieme. Comprarono così quella casa nel bosco. Costava poco perché nessuno voleva stare troppo lontano dai bisogni primari. Loro però sapevano che per 5 km in auto non era una gran fatica. Da lì ebbero dei figli, due maschietti di nome Jonathan e Saul. Crescendo però questi cambiarono. Vedere i loro compagni di scuola vivere in città in modo diverso e con più cose di lusso addosso gli aveva messo addosso molta gelosia e invidia. All'età di 20 anni cominciarono a chiedere prestiti su prestiti ai genitori per riuscire a far parte del gruppo dei ragazzini più importanti all'università e all'età di 30 continuarono a chiedere ancora soldi nonostante facessero dei buonissimi lavori. Ma un giorno Maggie disse a Richard di smetterla di dar loro soldi. Tesoro, abbiamo viziato troppo quei due. Se non la smettiamo, cosa diventeranno in futuro? È il momento si prendano cura di loro stessi con i loro lavori e i loro soldi. Richard accettò, ma da lì successe di tutto e infine, dopo una furiosa litigata, i figli non si fecero più vedere se non al funerale del padre. Ma non perché fossero tristi, bensì per altri motivi. Mamma, papà ha lasciato qualcosa? Per noi intendo. Dov'è la nostra eredità? Ma qui arrivava il problema per i ragazzi. Non c'era alcuna eredità lasciata a loro. Richard negli anni aveva notato come fossero cambiati e nonostante la difficoltà nel farlo decise di escluderli completamente da tutto. Così si arrabbiarono molto quando lo scoprirono. Vuoi dirmi che non ha lasciato niente alla sua unica famiglia? Nessun soldo, nessuna cosa fatta d'oro? E i terreni? Almeno quelli deve averli lasciati, no? So che ne aveva due, anzi forse più di due, e anche abbastanza grandi. Con quello che valgono potremmo comprarci addirittura due appartamenti volendo. Ma ancora una volta si vide costretta a dire di no, Maggie. Mi dispiace ragazzi, noi vi vogliamo bene, ma stavamo aspettando un cambiamento, un qualcosa di diverso da voi. Volevamo foste migliori prima di lasciarvi tutto in eredità, capite? Prima che potesse finire però la frase, si arrabbiarono ancora di più e andarono via urlando. Sai che ti dico, ci hai stufato, ce ne andiamo, non ne possiamo più e ora che papà non c'è spero vivrai da sola e triste per tutta la vita, fino alla fine. Maggie, disorientata e incredula quel giorno, se ne tornò con le lacrime a casa e non soltanto quelle che aveva versato per Richard. Portò tanta tristezza, ma imparò a conviverci. Insomma, passarono gli anni. E arriviamo così a lei, che ha circa 85 anni, una donna che vive da sola e che ce la mette tutta per la sua sopravvivenza, ma era dura. Lontana dalla città e con soltanto poche case vicine a lei, spesso faceva fatica a fare tutto. Per fortuna c'era questa sua amica Mary che quasi ogni giorno andava a trovarla. Aveva 10 anni in meno e l'aveva conosciuta durante una festa in città molti anni prima, scoprendo infine che erano vicine. Un giorno Mary andò da lei per darle una strana notizia. «Sai, ho visto i tuoi figli aggirarsi intorno a casa». «Intorno a casa tua, intendo, l'altra sera». «Comunque erano qua nelle vicinanze con la macchina, non posso essermi sbagliata». «Stai bene, è successo qualcosa», perché continuavano ad osservare la casa e basta. Maggie, incredula, non poté far altro che approfondire.
Ma in che senso? Proprio davanti al vialetto o nella strada limitrofa? Mary disse che erano nella strada limitrofa, ma che rimasero lì per un po' ad osservarla senza entrare. Ti prego, stai attenta ai tuoi figli. So che vuoi loro ancora del bene, ma dalla morte di Richard sono diventati strani, no? L'hai detto tu stessa, che nemmeno sono venuti a trovarti una sola volta e ti hanno solo mandato telefonate minacciose. Quei ragazzi hanno perso la via molti anni prima e forse sono irrecuperabili, ma so che tu sei troppo buona e rischi di cedere prima o poi, però ricorda cosa vi siete detti tu e Richard. Solo se fossero diventati più buoni avreste cambiato le cose e dato tutto loro in eredità. Maggie infine salutò Mary ringraziandola per i consigli e la sera a venire decise di rimanere sveglia. Voleva capire se davvero i figli fossero lì, ma sfortunatamente si addormentò, non riuscì a rimanere abbastanza sveglia. La mattina seguente ebbe però una sorpresa inaspettata. «Ragazzi, siete qui!» I figli erano venuti alla sua porta con uno sguardo più sereno del previsto. «Mamma, ecco, ci dispiace, abbiamo riflettuto molto da quando ci siamo lasciati al funerale di papà. Volevamo dirti che alcune cose non sono andate perfettamente e volevamo scusarci, ecco. Preferevamo dirtele direttamente qua, non al telefono. Possiamo sederci in salotto?» Maggie, contentissima e con gli occhi a cuore, acconsentì. Non vedeva i suoi figli da talmente tanto tempo che le vennero le lacrime addirittura agli occhi. Ma non si fece vedere. Pianse in cucina mentre preparava il tè. «Ragazzi, ora arrivo, vi faccio un tè buonissimo, ok?» disse con grande gioia. Loro aspettarono in salotto guardando tutto ciò che c'era intorno e parlarono di qualcosa che lei non aveva capito. Non aveva più l'udito di una volta. Infine, ritornata in salotto, disse «Allora, cosa volevate fare oggi? Parlare di qualcosa di importante basta o volete rimanere a dormire?» «O volete mangiare? Ditemi tutto!» Aveva tante idee per la testa e voleva assolutamente che i figli rimanessero. «Certo, mamma, ci farebbe piacere!» «Volevamo chiederti scusa con tutto il cuore per tutto ciò che abbiamo fatto, per come negli ultimi anni anche con papà ci siamo comportati. Siamo stati stupidi, puoi perdonarci. Vogliamo riallacciare i rapporti.» A Maggie scesero di nuovo le lacrime, stavolta davanti a loro, e li abbracciò. «Ragazzi, state scherzando, certo che vi perdono, per chi mi avete presa?» Così la sera rimasero a dormire da lei. Erano cambiati, gentili e premurosi. Continuarono poi a chiederle come stesse e se avesse bisogno di una mano in casa. A volte la vedevano faticare e nei giorni a venire notarono moltissime altre cose. Ogni singolo giorno tornarono a trovarla e gli weekend rimasero da lei. Notarono come facesse fatica a camminare a causa dei dolori all'anca a volte. Spesso poi dimenticava le cose, altre volte non puliva per settimane. Per 2 mesi rimasero con lei e videro le sue difficoltà dicendole che erano dispiaciuti e la aiutarono il più possibile. Ma semplicemente a parole, non la aiutarono mai nelle faccende domestiche, stranamente. Una cosa però era ancora più strana. Lei notò come ogni sera prima di andarsene guardassero sempre in cantina, o meglio, cercassero qualcosa. E quando chiedeva quale fosse il problema, rispondevano evitando la questione. A lei non importava più di tanto, anche se le avessero rubato qualcosa sarebbe stata comunque felice. Finalmente i figli erano tornati da lei. «Hai visto tesoro, in fondo sono bravi ragazzi», disse a Richard al cimitero. Ogni domenica mattina andava al cimitero e pregava per lui, parlandogli della sua settimana, rimanendo così ore lì a pulire e parlare. Una di quelle mattine però accadde una cosa strana. Incontrò un senza tetto nella tomba vicina. E lo sentì parlare. «Cara, non ce l'ho fatta, sono solo, non ho nessuno e alla fine ci hanno preso tutto. L'azienda ha vinto e tu sei morta senza ottenere niente. Sono un pessimo marito, lo so». L'uomo stava piangendo e istintivamente Maggie intervenì. «No, non può essere un pessimo marito lei, perché sta piangendo così per sua moglie e le sta chiedendo anche scusa». L'uomo si girò. «Grazie, ma chi è lei?» disse con tono gentile. «Oh, mi scusi, non volevo intromettermi, sono Maggie». L'uomo si alzò. «Piacere, Maggie, sono Paul. Non le stringo la mano perché non penso le piacerebbe la stretta di uno sporco senza tetto». Maggie però non esitò un attimo. Gli strinse la mano. «E perché? Tutti abbiamo le mani sporche. Nessuno di noi è un santo in questa vita». L'uomo era colpito da Maggie. Anziana ma decisa, con una forte luce negli occhi. Le chiese cosa facesse lì e lei rispose indicando la tomba di suo marito. I due parlarono per un po' raccontandosi tutto quello che stavano passando in quel periodo. Paul era un senza tetto, ma non è sempre stato così. «Sa, io e mia moglie eravamo innamorati follemente, avevamo la vita perfetta, una vita fatta di amore, ma tutto può accadere, no? Non siamo mai riusciti a coronare il nostro sogno di avere dei figli, una famiglia numerosa, insomma. Sa perché? Perché me l'hanno strappata via troppo presto. L'azienda in cui lavorava era guidata da una persona avida e senza scrupoli. Non gliene importava niente delle misure di sicurezza, faceva lavorare gli operai come animali. Mia moglie infine aveva deciso di mollare e andarsene, ma proprio l'ultimo giorno ebbe un incidente. Morì lì,
ma incredibilmente l'azienda non venne accusata, anzi tutt'oggi è in piedi, anche se molto ridotta. Io ho combattuto perdendo ogni singola cosa, casa, soldi, ma il giudice infine ha dato ragione a loro e ogni giorno mi pento di non essere riuscito a darle giustizia. Commossa si mise a piangere Maggie. Capì che alcune persone avevano una vita molto, molto più difficile della sua e dei problemi che nemmeno poteva immaginare. Quel giorno tornò a casa salutando e abbracciando Paul per dargli conforto. Lui ricambiò sorridendo, sembrava gli avesse fatto piacere parlare con qualcuno. Ritornata a casa, trovò di nuovo i figli a rovistare in cantina, ma fece finta come sempre di niente, non voleva rovinare tutto e pensava che dopo tutto stessero solo cercando qualcosa di inutile. Diede loro dei piccoli regali comprati in città. «Tenete, scusate se ho fatto tardi». Loro dissero che era tutto a posto e dopo aver cenato tornarono a casa come sempre. Lei era veramente felice, la sua vita sembrava completamente cambiata. La domenica seguente tornò di nuovo al cimitero e trovò di nuovo Paul. Per quasi un anno continuò questa nuova routine e fece amicizia con quell'uomo che aveva perso la voglia di vivere, a cui lei era riuscita a dare un motivo per continuare. Paul aspettava le domeniche solo per fare un po' di conversazione. Da quando era diventato un senzatetto, aveva incontrato solo persone cattive nei suoi confronti che mostravano spesso sguardi di disgusto. Dopo quell'anno la situazione di Maggie però divenne critica. Soffriva e dimenticava ancora più spesso le cose, faceva fatica anche solo a muoversi. I figli vedendola decisero che era arrivato il momento di metterla in una casa di riposo. «Mamma, non possiamo continuare così, hai bisogno di sostegno, la casa non viene pulita da settimane e si vede». La cosa strana però è che loro non si offrivano mai, come detto prima, di aiutarla. Rimanevano in casa, mangiavano sul divano, sporcavano i piatti e basta. La incitavano solo a voce. Maggie capì che forse era il momento e disse di sì. «Avete ragione, non mi sento mai bene, ho forti mal di testa da un po' di tempo e poi dimentico molte cose, vero?» Quindi i figli nei mesi a venire prepararono tutto e trovarono una struttura non troppo costosa, nonostante avessero tutti i soldi a disposizione da poter spendere. In più Maggie aveva molto da dare in eredità, ma proprio questa parte fece venire a galla le vere intenzioni dei figli. A 2 settimane dalla partenza per la struttura Maggie salutò Paul dicendogli che probabilmente non sarebbe più tornata. La cosa incredibile è che si ricordava di lui perfettamente e dei discorsi che facevano. Paul la ringraziò dicendole che era grazie a lei che aveva trovato la forza di andare avanti e che in parte gli dispiaceva, ma per la sua sicurezza era meglio così. Dopodiché i figli un giorno improvvisamente cominciarono a fare un discorso molto strano ma prevedibile. «Mamma, ascolta, prima che vai via, hai presente l'eredità di papà? E magari anche la tua? Cosa farai quando sarà tutto finito?» «Ehi, non che vogliamo tutto noi, era solo una curiosità». L'espressione di Maggie cambiò, da felice a neutra, aveva capito tutto. Dopotutto, erano ancora interessati solo ai suoi soldi. Ma provò comunque una cosa, a metterli alla prova dicendogli che avrebbe dato tutto in donazione. «Beh, sapete, i soldi non mi interessano tanto, ma volevo donare tutto, compresa la casa». Lì i figli mostrarono infine il loro vero scopo. «Cosa? Aspetta, dopo tutto questo anno ancora non hai cambiato idea, ancora non vuoi darci niente, ma sai tutto quello che abbiamo fatto per te in questo anno tenendoti compagnia in casa?» In realtà era stata una cosa a senso unico. Loro venivano a casa e Maggie doveva occuparsi per forza di 2 persone in più, con sempre meno tempo per lei e sempre più pulizia da fare. Le avevano solo dato del lavoro in più. Ma lei aveva ignorato tutto questo tempo. Pur di tenerli con sé, aveva veramente bisogno di compagnia. Dopodiché con rabbia i figli continuarono a parlare. «Per colpa tua abbiamo passato ore infernali in questo posto schifoso. Sei la peggior madre possibile, lo sai. Ma vedrai, ti dimenticherai anche di questo discorso e faremo in modo di prenderti tutto in qualche modo». Se ne andarono di casa sbattendo la porta e Maggie si mise a piangere. Non ebbe nemmeno il tempo di rispondere o dire altro. Era scioccata. Quindi non era cambiato nulla. Non tornarono più a trovarla e passarono infine le 2 settimane. A casa si presentò una macchina con una persona molto gentile insieme ai suoi colleghi. La presero su e la portarono in questa pensione. Lei lasciò una chiave sotto lo zerbino, come era solita fare quando usciva con suo marito, che spesso dimenticava le chiavi, e salutò con le lacrime agli occhi la sua casa. La pensione però era bella e ci impiegò poco ad ambientarsi. Non era lussuosa o altro, ma era un posto pieno di persone gentili che riuscirono a tirarla su di morale. I figli nei mesi a venire non tornarono mai a trovarla. Infine si spense con un sorriso sul letto e lasciò detto al suo avvocato dell'eredità. I figli, saputa la cosa, quasi esultarono e corsero dall'avvocato. Entrati però videro un'altra persona. A quanto pare era Paul.
«Tu chi diavolo sei?» chiesero scioccati. «Io sono Paul, un amico di vostra madre». «E come fa un amico di nostra madre a vestirsi in quel modo pietoso? Di la verità, stai mentendo? Un senza tetto dove può averlo conosciuto nostra madre?» Paul capì in quel momento cosa intendeva Maggie quando diceva che i suoi figli erano molto legati al denaro e superficiali. Ignorò e si sedette e l'avvocato cominciò a parlare. «Vostra madre è venuta a mancare di recente e mi ha lasciato il compito di spartire l'eredità. Signor Paul, lei non è un parente, ma a quanto pare l'ha inclusa. Leggo ora le lettere lasciate a entrambi. Figli miei, nonostante il tempo passato, non siete cambiati. Sfortunatamente non sono stata una madre capace, o almeno è ciò che penso. Credo sia colpa mia. Non so cosa abbiamo fatto di preciso per farvi diventare così avidi, ma una madre non si arrende mai con i figli. Per insegnarvi il valore della vita, vi lascio un terreno, quello vicino alla statale, e spero riuscirete a gestirlo al meglio». I figli erano arrabbiati. «Tutto qua! Quello schifoso terreno! Lo sa vero che è l'unico a non poter essere edificato? Si può solo coltivare, niente di più!» Paul capì che l'intenzione era proprio quella. Voleva imparassero a stare più a contatto con il mondo e la natura, magari così da cambiare e rilassarsi un po'. Dopodiché l'avvocato continuò con la lettera. «Vi voglio bene, nonostante tutto, e grazie per avermi messa in quella casa di riposo. Un po' sono sicura mi abbiate voluto bene. Ah, so cosa stavate cercando in cantina, ma mi dispiace dirvelo, non lo troverete facilmente. L'ho capito solo molto più tardi, e solo io conosco il modo per trovare quella cosa». I figli rimasero zitti in quel momento e né Paul né l'avvocato capirono. Dopodiché passò alla lettera per Paul. «Caro Paul, sei stato l'amico che mi ha aiutata a credere nella bontà dei miei figli. Grazie a te non mi sono arresa con loro, perché mi rallegravi le giornate. Ti lascio in eredità la mia casa e tutto il resto dei terreni». I figli indignati si alzarono e urlarono nel rileggere tutto. Dissero che ci doveva essere un errore, non era così, era davvero finita per loro. Niente soldi e niente casa. L'atto di proprietà venne subito consegnato all'uomo e i figli andarono via con uno sguardo veramente cattivo. Paul intanto stava semplicemente guardando il contratto con occhi di stupore. Arrivato davanti alla casa di Maggie, infine pianse. «Davvero, davvero mi hai lasciato tutto ciò?» Si chiese però dove fossero le chiavi, non le aveva ricevute, ma poi si ricordò di una cosa che le diceva spesso Maggie. «Non porto le chiavi con me, le lascio sotto lo zerbino molto spesso, così non le perdo. E così le trovo subito». Infatti erano proprio lì. La casa era un po' in disordine, piena di polvere, ma si commosse ancora. Non vedeva un'abitazione da tanti anni. Dopodiché aprì le finestre e fece passare l'aria, e proprio mentre se ne stava a pulire un po', si ricordò della cantina. Chissà cosa stavano cercando lì. Così andò a vedere lui stesso e trovò una cantina molto sporca e con muri davvero umidi. Immediatamente si mise a pulire con una mascherina. Proprio durante le pulizie trovò una lettera dentro un cassetto. «Caro Paul, i miei figli volevano un'ultima cosa da me, ma non potevo dargliela. Piuttosto so che tu farai un grande uso di tutto ciò. C'è una fessura sul muro, che sembra semplicemente una crepa, sul muro a destra dell'entrata. Spaccala con un martello e non preoccuparti, non succederà niente di brutto». Così Paul fece senza pensarci due volte e andò a prendere un martello. Lo trovò di sopra e spaccando infine trovò una cassaforte e un bigliettino con il codice scritto sopra e un'altra lettera. Aprì la cassaforte e trovò delle azioni di alcune aziende famose nel mondo che ad oggi valevano miliardi. Era senza parole. Quelle azioni cartacee risalivano almeno agli anni 80 e nella lettera venne spiegato tutto. «I miei figli sapevano delle azioni comprate da mio marito quando era giovane. Lui scommetteva spesso nel mondo della finanza. Io non ero d'accordo, ma quelle azioni ad oggi valgono una fortuna. Aveva scommesso su aziende piccole, ecco. Sperando in un profitto a breve termine, ma ahimè non funzionò. Così mise tutto in una cassaforte per riprovare a vederne il valore in futuro. Spero tu farai un uso migliore di tutto ciò». Incredulo, Paul corse nella stanza di Maggie, voleva cambiarsi i vestiti e mettere qualcosa di suo marito, che probabilmente gli sarebbe stato benissimo. Per quale motivo? Per andare in banca. Se fosse andato troppo trasandato, avrebbe avuto sicuramente dei problemi. Comunque sì, arrivò dopo una lunga camminata nella banca locale che prendeva anche azioni aziendali. E lì, con grande sorpresa, il consulente gli disse il valore totale delle azioni. Più di 2 milioni di dollari. Aprì un conto il giorno stesso con le lacrime agli occhi. E 2 settimane più tardi arrivarono i soldi. Ma non voleva oziare e vivere nell'agio. Cominciò a investire di nuovo e mesi più tardi fondò la sua azienda. I figli seppero dell'uomo grazie ai giornali, senza tetto trova azioni milionarie, e arrabbiati ancora di più andarono da lui, che abitava ancora nella casa di Maggie. Ma Paul non voleva averci niente a che fare, quindi li mandò via subito, dicendogli: «Se aveste sinceramente amato vostra madre, invece di mentirle, avreste potuto avere una vita migliore. Sapete, mi dispiace veramente per Maggie, lei si meritava di meglio». Così se ne andarono, non poterono dire nulla, e forse un po' li dispiacque.
Paul nei giorni seguenti fece inaugurare una strada a nome suo, donando ogni settimana dei soldi ad un'associazione locale per fare del bene. Maggie aveva lasciato tanto nel cuore di un uomo che un tempo voleva togliersi la vita e farla finita. Thank you.